Dopo un anno importante che hai fatto quella cavalcata, hai vinto la Lega Dilettanti, può starci un anno di transizione. E da come si era presentato un po' il Palermo, con un allenatore importante come Boscaglia, con anche un certo tipo di clamore a livello mediatico, insomma, e si era un po' proposto come antagonista di Bari, Catanzaro e stessa Ternana, per cui mi aspettavo onestamente un campionato di livello, al di là magari di essere primo o secondo, sicuramente non un campionato, diciamo, di queste difficoltà. Però sai bene, quando vieni da un campionato e che devi creare degli equilibri importanti, che ti tuffi in una realtà come la Lega Pro, sicuramente magari anche certi errori di valutazione, certe situazioni non sono, diciamo, maturate, sono stati presi anche giocatori di una certa esperienza. Però sai, i campionati devono partire bene, poi il problema Covid, le soste, si sono innescati anche tanti fattori che probabilmente non hanno favorito questa crescita, ed è un peccato che magari effettivamente avrebbe potuto il Palermo avere una classifica diversa. Ma è chiaro che quando devi gestire un gruppo e lo devi magari costruire, devi creare i presupposti per mettere delle idee, per avere comunque un progetto di partenza su cui lavorare, e da lì devi mettere anche le caselle, i tasselli giusti, andare a reperire i giocatori che te ritieni adatti proprio a sviluppare quel gioco che hai in testa. Poi è chiaro, adesso ma anche gli allenatori sono un po' aziendalisti, non è che possono pretendere di fare mercato, a volte trovano giocatori inaspettati, e lì penso stia la bravura dell'allenatore, capire le caratteristiche, i valori dei propri ragazzi e cucirgli addosso un atteggiamento tattico, una struttura di gioco che sia confacente per farli esprimere al meglio, insomma. Cioè, io sono d'accordo di non intestardirti a volte in un progetto tattico che non è confacente ai ragazzi che hai. Devi essere elastico, devi capire di mettere i ragazzi in condizioni ideali per esprimersi e crescere. Non succederebbe perché i miei collaboratori, quando sono stato esonerato, sono venuti a casa con me, hanno mollato, nonostante le pressioni, a qualcuno anche sono stati anche minacciati di non pagare, diciamo, l'ingaggio, però è chiaro, hanno fatto le scelte giuste e hanno condiviso, diciamo, il momento negativo, l'esonero con me. Non ho mai avuto collaboratori che sono rimasti a sostituirmi. Sì, è una cosa fastidiosa, ti devo dire, per me non gratificante, ecco, a livello personale. Poi è chiaro, ci sono delle situazioni che qualcuno cavalca come occasioni, opportunità, però a livello professionale per me non è una grande, diciamo così, bella figura. Poi, per carità, è successo a Palermo, è successo anche in altre realtà, però per me li sbaglia anche un po' la società, effettivamente, perché se elimini e esoneri l'allenatore in prima, vuol dire che c'è tutto un discorso alla base che deve essere rimosso per creare anche situazioni nuove, motivazioni nuove, anche tipologia di lavoro che deve essere un po' diverso. E facendo, diciamo, una situazione, diciamo così, a mezza strada, a volte non risolvi i problemi. Il cibo, il mare, cos'è che ammuttia sempre nel cuore di Palermo? Il traffico. Ah, ecco. Guarda, ti devo fare una confessione, che anche con in famiglia, io amo la Sicilia. La Sicilia è la mia seconda casa. Ho fatto 3 anni a Messina, 2 anni a Palermo, 1 anno a Catania. A me veramente
mi trovo bene con la gente, mi trovo bene con il territorio, con il modo, con il mondo siciliano in generale. Vengo in vacanza sempre in Sicilia, cioè è un modo che mi ha, che mi ha, è un mondo che mi appartiene un pochino, veramente, proprio in maniera, questo ormai me lo porto dentro. Forse per il lavoro, ma poi anche per le annate che ho fatto, sia a Palermo, a Messina, begli anni. Il primo anno con Sensi era l'anno di B dopo la promozione. Abbiamo avuto un anno, l'anno di A con Zamparini, un anno difficile che c'era Mangia, c'era uno spogliatoio disastroso, una roba mai visto una roba. Abbiamo rimesso assieme tutti i coach pian pianino, abbiamo fatto un girone di ritorno eccezionale. Cioè, è chiaro, poi quando fai annate positive, ti rimane anche un rapporto con la gente, con il territorio è importante, insomma. Poi ho fatto 2 anni a Mondello, immaginati te, vivere a Mondello 2 anni è difficile anche dimenticare il mare, dimenticare i Esatto, ristoranti, ti il coinvolge un po' per pesce. cui. Sì, ma poi anche la gente non è fastidiosa. Se la gente, il tifoso palermitano ha una serenità, non ha la cattiveria. Se vai bene ti osanna, se vai male ti lascia andare per la tua strada. Cioè, è un modo di fare che a me piace veramente. Per cui magari si potesse tornare a lavorare a Palermo.